Benvenuti alla quarta puntata del Museo Marzolli On Air. Quest'oggi ci troviamo nella sala cosiddetta dell'Alce. Il nome prende le mosse dal vecchio Museo di Scienze Naturali che trova sede proprio prima del Museo delle Armi Luigi Marzolli nello stesso edificio. E in questa grande sala storicamente c'era un alce imbalsamato da cui prende affettuosamente ancora oggi il nome. In realtà questa sala è dedicata all'armamento cinquecentesco, in particolar modo l'armamento cinquecentesco prodotto a Brescia. Questa in una certa misura è la sala più rappresentativa dell'intero museo, prima di tutto per il forte effetto scenico conferito dalle due pedane con le sculture di cavalli di legno e i manichini in armatura che le montano sopra, con il drappello dei fanti a piedi, sempre con i corsaletti da piede, che ne palesano anche le dimensioni e le proporzioni reali che si potevano assistere all'epoca. Ma è significativa anche per il suo contenuto. Infatti abbiamo detto anche nelle puntate precedenti che il Cinquecento è la grande stagione dell'armatura. Le armature vengono prodotte in forme sia ordinarie sia lussuose e si diversificano, vale a dire che per ogni occasione particolare era stata ideata e inventata un'armatura ad hoc. Ma questo fenomeno sulle armi si riscontra non solo sulle armature, ma su tutte le altre tipologie. Un'altra tipologia d'arma investita da questa grande diversificazione nel corso del Cinquecento sono le spade, anzi forse più delle armature, perché proprio nel Cinquecento, a fianco a modelli ancora concettualmente tardo-medievali, si affiancano modelli nuovi e più spesso nascono da questa commistione armi ancora diverse. Che si svilupperanno ampiamente nei secoli successivi. Allo stesso modo, anche le armi in asta, l'abbiamo accennato nella scorsa puntata, vedono una grossa evoluzione e altrettanta diversificazione. Vanno ad aggiungersi, per importanza, in questa nuova evoluzione delle armi, vanno ad aggiungersi appunto le armi da fuoco che proprio dall'inizio del Cinquecento si sviluppano e si specializzano. Non solo le artiglierie, ma anche le armi, iniziano a nascere anche le armi da fuoco portatili e leggere. Considerato non a torto dalla maggior parte degli studiosi il grande secolo della produzione armiera, il Cinquecento è anche il secolo in cui il prodotto bresciano si impone sul mercato mondiale. Questo grazie a una concatenazione di fattori. A Brescia e nelle sue valli, almeno dall'età romana, è documentata un'intensa estrazione mineraria. Ma è proprio all'inizio del Cinquecento che, grazie a un'altra invenzione, proprio bresciana, gli altiforni appunto detti alla bresciana, è possibile lavorare grandi quantità di metallo in maniera più rapida e in modo, migliore. Questo fece sì che proprio sull'intero territorio, dalle valli alla città, si creasse quello che oggi chiameremmo un vero indotto, che riguardava centinaia di professionalità, ancora più botteghe e ancora più maestri, addirittura spesso attraendo grandi maestri, e penso a maestri spadai o maestri armorari, anche da altre realtà molto lontane da quella bresciana. Per contro, nel corso del Cinquecento, molti dei più importanti artefici bresciani furono spesso chiamati a lavorare in posti molto lontani. Quindi, proprio nel Cinquecento, si cristallizza tutta la filiera produttiva armiera bresciana, dall'estrazione mineraria nelle sue valli fino agli imprenditori di grandissima lungimiranza che riuscirono a imporre il prodotto locale davvero in tutto il mondo, dando spesso adito anche a contraffazioni che ritroviamo o nel subcontinente indiano o addirittura nel sud dell'America. Uno dei prodotti bresciani di maggior successo furono i corsaletti da piede. Già alla prima metà del Cinquecento Brescia era rinomata proprio per la produzione di queste armature. Tanto che è stato recentemente scoperto un documento del 1549 e si tratta di uno spionaggio industriale voluto dal duca Ercole II d'Este, mandando un suo emissario proprio qui a Brescia per scoprire i segreti di una produzione
così eccellente, così numerosa, ma soprattutto a costi così contenuti. Un principe poteva armare facilmente la sua guardia del corpo o una piccola guarnigione spendendo relativamente poco con un prodotto che era tra i migliori sul mercato internazionale. Il documento del 1549 dimostra come per una singola armatura fosse necessaria la manodopera di decine e decine di maestri e di botteghe. La filiera iniziava già all'uscita della miniera dal prodotto naturale. Nelle valli, nei forni e nei magli di valle venivano già preparati i prelavorati a seconda dell'arma che sarebbe dovuta diventare. Poi veniva trasportato tutto in città e passato di volta in volta a ogni maestro diverso. E c'era ancora l'iperspecializzazione di chi era specializzato negli elmi, chi solo nelle spalle, chi solo nei petti e così via. Fino ad arrivare alla fine e l'ultima maestranza era il decoratore. Quindi a Brescia osserviamo come la morfologia dei corsaletti da piede fosse pressoché identica per quasi tutti i modelli, ma la distinzione grossa avveniva con la decorazione. Ad esempio, qui ci troviamo di fronte a un corsaletto da piede di lusso con una decorazione all'acquaforte. L'acquaforte è una delle tecniche decorative in cui i maestri decoratori bresciani eccelsero ed è una delle tecniche maggiormente usata tutt'oggi nel prodotto contemporaneo. In questo caso assistiamo a una tipica lavorazione bresciana, quindi una decorazione suddivisa a bande alternate, una lasciata liscia e una decorata, e le decorazioni sono decorazioni floreali, racemi, grottesche, e il tutto decorato a motivi floreali molto fini, molto raffinati, per arrivare allo scollo con una decorazione fitta di fiorami, racemi, alcuni uccelli fantastici e al centro una vergine col bambino, chiaro segno devozionale. Quello che colpisce ancora di più di questo corsaletto è che, come si diceva nel Cinquecento, è una mezza armatura, vale a dire che ha la parte inferiore della panziera snodata in modo tale che fosse molto più agevole il movimento dei chinarsi del soldato. In questo caso è abbinata una borgognotta, ma come accennavo poc'anzi, come emerge dal documento del 1549, gli elmi erano fatti da maestranze diverse e, come vedremo meglio dopo, gli elmi che si abbinavano ai corsaletti da piede, quindi da fante, prodotti nel bresciano, sono borgognotte, zuccotti e morioni. Brescia divenne presto celebre in tutta Europa per la produzione di corsaletti da fante. Tuttavia si trattava di una produzione eterogenea, perché eterogenea era la categoria dei fanti. Esistevano fanti di linea che necessitavano di armature più funzionali che decorate, normalmente depositate in depositi dette munizioni e distribuite alla bisogna agli uomini. Esistevano truppe scelte che necessitavano di armature più vistose rispetto a quelle dei fanti più semplici, e poi esistevano truppe d'élite come le guardie del corpo di palazzo dei grandi principi e signori europei, che necessitavano di armature ovviamente che fungessero anche da rappresentanza e quindi fossero maggiormente decorate. Il prodotto bresciano andava incontro a tutte queste esigenze. In particolare a Brescia vennero prodotte tre tipologie di armature, di corsaletti da fante appunto, per tre diverse necessità. La prima categoria, che abbiamo già visto nell'ultima puntata, è quella delle ordinanze territoriali. Le ordinanze territoriali erano una milizia volontaria istituita dalla Serenissima nel Bresciano, soprattutto presso le comunità della pianura padana, e in genere si tratta di armature prive di qualunque decorazione, fuorché l'iscrizione a bulino o più spesso con mezzi di fortuna che porta il nome della comunità stessa. In questo caso ci troviamo davanti a un'armatura della comunità di Pralboino.
Rispetto alla maggior parte delle armature e delle ordinanze territoriali, questa doveva essere un po' più lussuosa in quanto reca una decorazione ormai a brasa. E il danno che si osserva anche a occhio nudo denota che la qualità del metallo era sì molto buona, ma non così buona da superare tutti questi secoli. E probabilmente fu il motivo della fortuna di queste armature. Erano funzionali, erano molto concorrenziali, ma tutto sommato con un prodotto a costo leggermente minore rispetto a quelle di altre località come quelle austriache. La seconda tipologia di corseletto da piede prodotto a Brescia, ed è sicuramente di gran lunga la più famosa perché è presente nella maggior parte delle collezioni europee e nordamericane, sia pubbliche che private, sono le cosiddette pisane. Il nome prende da un errore di attribuzione di inizio 800. Una di queste armature presenta un marchio con la lettera P, un marchio che è presente anche nella collezione Marzoli e che fu appunto all'inizio dell'Ottocento attribuito a un fantomatico arsenale di Pisa che in realtà non è mai esistito. Tuttavia, col tempo l'attribuzione e il nome sono rimasti. Quindi le pisane, o meglio le cosiddette pisane, sono dei corseletti da piede la cui caratteristica è invece quella di essere completamente decorate. La decorazione, come si può vedere, è una tipica decorazione all'acquaforte, tipica tecnica padroneggiata molto bene dai decoratori bresciani, e è la solita decorazione a bande, come abbiamo già visto. Tuttavia, le bande decorate, una liscia e una decorata, le bande decorate presentano al loro interno trionfi d'armi, trionfi musicali, fogliami, spesso animali fantastici. E un'altra caratteristica è di avere sulle spalle e proprio sotto il petto, all'altezza dello scollo, due camei affrontati. In genere sono due profili, generalmente uno maschile e uno femminile, la cui motivazione e la cui presenza non sappiamo ancora motivare. Quello che si può vedere anche con il confronto con i corsaletti delle ordinanze territoriali, è che in realtà si tratta morfologicamente della stessa tipologia di armatura, composta da una gorgiera, un petto, una schiena, degli spallacci, delle braccia complete composte da cannone di braccio, cubitiera e cannone d'avambraccio, spesso avevano le manopole. E poi sono completati dalle scarselle, nessuna protezione per le gambe. Come si può osservare, si tratta sempre degli stessi pezzi, quindi i maestri di forgia probabilmente erano i medesimi, ma cambiavano poi nella fase finale, cioè in quella della decorazione. Quelle lasciate lisce con solo il nome della comunità erano quelle da munizione, quindi destinate alle ordinanze territoriali. Quelle che venivano decorate all'acquaforte a bande in questo modo divenivano delle pisane. La pisana, peraltro, si accompagna con diverse tipologie di elmo, può avere il caratteristico zuccotto, come la borgognotta, o più spesso il morione. Normalmente nella vulgata definito modello spagnolo, ma in realtà la maggior parte dei morioni sono prodotti in Lombardia e particolarmente a Brescia. Si riconoscono quelli finemente decorati all'acquaforte. All'interno di una produzione ordinaria di pisane esistevano, come questa a fianco a me, pisane di lusso, il cui sfondo veniva non solo annerito, ma le decorazioni potevano essere anche dorate. Quindi la decorazione a rendere le pisane caratteristiche così immediatamente riconoscibili. E infatti un'altra caratteristica formale è quella di possedere allo scollo dei simboli. Questi simboli sono simili all'interno di numerosi gruppi di pisane. E uno di quelli più famosi è quello che si vede nello scollo di questo petto, che è un globo sormontato da croce con le iniziali LB.
lo stesso simbolo lo ritroviamo su due armature, una conservata all'Armeria Reale di Torino e una all'Armeria di Madrid, e si tratta di due prodotti sempre decorati alla Pisana, ma di estremo lusso, con lo sfondo dorato, quindi probabilmente per committenze principesche, e entrambi destinati a una committenza spagnola. Quindi il prodotto bresciano sappiamo che era rinomato anche alla corte di Spagna. Ma chi erano gli utilizzatori delle pisane? In effetti siamo a conoscenza da studi recenti di alcune categorie di combattenti che le commissionarono. Sappiamo ad esempio che erano l'armatura d'ordinanza della Guardia del Corpo dei Medici, i famosi Lanzi, da cui prende anche il nome la Loggia dei Lanzi in Piazza delle Signorie, che era il loro quartiere generale. E una schiena dei Lanzi l'abbiamo proprio in questa rastrelliera e reca, come tutte le armature appartenute alla Guardia del Corpo della famiglia Medici, appunto l'arme medicea. Altri committenti furono le guardie civiche olandesi, e possiamo riconoscere in molta della ritrattistica fiamminga proprio le pisane prodotte a Brescia. Sappiamo anche che molte di queste pisane arrivarono in Estremo Oriente. Dal 1600, infatti, in Giappone nasce la moda di procurarsi armature europee. Ovviamente è una moda che prende piede presso i grandi signori giapponesi e probabilmente commerciate dagli olandesi, troviamo conservate ancora oggi in molti musei giapponesi armature europee, e tra queste la maggior parte sono proprio delle pisane, e quindi deduciamo molto probabilmente commerciate proprio dagli olandesi, che avevano stretti rapporti commerciali con Brescia, soprattutto per quanto riguarda il prodotto armiero, e quindi portate in Giappone e poi in Giappone modificate ulteriormente per andare incontro al gusto appunto dei samurai. Quasi certamente le stesse maestranze che producevano le pisane e che le decoravano producevano armature di maggiore lusso, come questo corsaletto da piede che reca una decorazione sempre a bande, tipicamente bresciana, sempre all'acquaforte, ma dorata, quindi che denota già dei materiali preziosi e un lusso ulteriore. Ma ancora di più il tema centrale della decorazione sono questi nodi che riscontriamo nelle armature, ad esempio, di personalità quale Emanuele Filiberto di Savoia o suo cugino re del Portogallo. Quindi una decorazione decisamente di lusso che potevano indossare addirittura i re. Ma a Brescia, proprio grazie alla fortuna del corsaletto da piede alla Pisana, iniziano anche a essere richiesti i corsaletti da cavallo, vale a dire armature da cavallo, anche qui per cavalieri di particolare importanza, ma che non necessitavano di armature di grande lusso. E quindi viene prodotta, come si vede alle mie spalle, tutta una vasta gamma di armature alla Pisana, quindi con le solite decorazioni a bande, con trionfi d'armi musicali, mascheroni e animali fantastici, e i soliti cammei con profilo maschile e femminile affrontato. Ciò che le distingueva era l'elmetto, che era un elmetto da cavallo, sempre decorato alla Pisana. E contrariamente ai corsaletti da piede, avevano le protezioni anche per le gambe, in molti casi inutili, andati dispersi nel tempo. Ma quello che contraddistingue realmente un corsaletto da piede da un corsaletto da cavallo è la presenza della resta che serviva ad appoggiare la lancia durante le operazioni di carica. E di fatto, appunto, contiamo tantissime armature, soprattutto petti, alla Pisana che presentano, se non la resta, i fori per poterla applicare. Ovviamente non esiste cavaliere senza cavallo, e quindi con lo sviluppo della Pisana da cavallo bisognò anche sviluppare tutti i finimenti e le protezioni, le barde,
proprio per il cavallo. E il Cinquecento ovviamente si segnala anche per lo grosso sviluppo di finimenti e bardature da cavallo. Nel caso delle pisane vediamo come vengono forgiati e decorati sempre con la solita tecnica all'acquaforte e girali e motivi floreali anche gli arcioni posteriori e anteriori della bardatura e assistiamo allo sviluppo di diverse tipologie di frontali, vale a dire la protezione per la testa del cavallo, frontali completi o mezzi frontali. Non si tratta più di pesanti barde funzionali come quelle dell'epoca gotica, la cui estetica era più spaventosa a vedersi che raffinata, ma nel Cinquecento vediamo proprio approcciarsi anche alle bardature del cavallo tutte le raffinate tecniche artistiche in voga nel secolo, tra cui quella manierista. In questa rastrelliera sono raccolti alcuni petti e schiene di produzione lombarda, probabilmente bresciana, caratterizzati sempre dalle decorazioni a bande, però bande differenti, come in questo caso, disposte in maniera anche originale rispetto alla soluzione adottata dalle pisane, e i motivi decorativi al loro interno sono ancora diversi rispetto alle pisane e diversi tra loro: trionfi d'armi, girali, fogliami, nodi e in questo caso animali fantastici. La caratteristica di questa rastrelliera sono proprio queste due armature. Il primo è un corsaletto da bambino. Ed è estremamente simile al modello indossato da Alessandro Farnese, abbracciato dall'Allegoria di Parma. La Vulgata dice che queste armature servissero esclusivamente per scopi estetici. In realtà, quello che si vede anche ad occhio nudo è che l'armatura fu indossata dal ragazzo proprio durante le lezioni di scherma. Infatti vediamo tutti i colpi di punta portati all'altezza del cuore. Mentre l'armatura sottostante è peculiare perché ha delle dimensioni strane. Vediamo che l'altezza dei fianchi è pressoché identica a quelle di tutte le altre armature, però la panzera cade in basso in maniera estremamente accentuata, cosa che in effetti un uomo avrebbe potuto limitare fortemente i movimenti. Molto probabilmente si tratta di un'armatura femminile destinata a una donna. La terza tipologia di corsaletto da piede prodotto a Brescia sono le cosiddette armature da guardia papale. Si tratta di corsaletti da fante, tutte con lo sfondo annerito, una decorazione a bulino successivamente ricoperta di foglia d'oro. Quindi un impatto estetico di estremo lusso e soprattutto sono molto visibili da lontano grazie appunto a questa metallocromia basata sullo sfondo scuro e il luccichio dell'oro. Erano usate dalle guardie papali e tutt'oggi sono usate dagli ufficiali della Guardia Svizzera, in particolari occasioni come il giuramento delle nuove reclute. Anche queste erano prodotte appunto a Brescia e la differenza morfologica tra i corsaletti delle ordinanze territoriali e le pisane è che buona parte delle armature da guardia papale non hanno le braccia intere, ma hanno solo i mezzi cannoni d'avambraccio senza le cubitiere, cioè la protezione per il gomito. Questo perché probabilmente sono sempre state armature più di rappresentanza che d'uso e quindi il braccio completo, molto utile in combattimento, nelle situazioni cerimoniali poteva essere semplicemente ingombrante.